oggi per Due Passi nel Mistero ci troviamo nuovamente in Francia, in una cittadina particolare, La Rochelle, che è sempre stata nei nostri articoli, nei nostri studi, nominata perché? Perché era il porto per eccellenza dei Cavalieri Templari, che da qui partivano. Qualcuno si azzarda a dire che si sarebbero spinti verso le coste dell'America. Quello che possiamo dire è che è una cittadina veramente suggestiva, interessante e sorprendente. Qui stiamo vedendo proprio davanti a noi la maestosa mole delle tre torri, tutte e tre insieme. Questa meravigliosa torre, la prima, che era unita alla seconda circolare da una catena e quindi è detta Torre della Catena, e quella con il pinnacolo è la Torre della Lanterna, perché da qui non si vede, ma dalla parte opposta ha una piccola lanterna che fungeva anche da faro. La particolarità di La Rochelle, come altre città, cittadine atlantiche, è la marea. In questo momento la marea è alta, si è alzata alle 8:30 del mattino, adesso sono le 9. Dal vecchio porto un'imbarcazione, cosa che sarebbe impossibile tra qualche ora, quando la marea, essendo abbassata, impedisce qualsiasi tipo di transito ai natanti. In fondo vediamo che c'è l'apertura sull'Oceano Atlantico e veramente qui, anche nel 500 e nel 600, quindi dopo l'epopea templare, era il porto uno dei porti più importanti, da dove partivano tutte le navi per le Americhe, una volta che furono scoperte ufficialmente. E adesso andiamo alla scoperta di questa città templare. Ecco, ci troviamo nella corte dell'antica commanderia che sfociava su queste arcate medievali. La corte, attraverso questa, diciamo le arcate, attraverso questa piccola galleria porticata, portava alla corte, andiamo a vederla. Che in seguito sono stati realizzati, qui leggiamo una data 1708, e in questa zona doveva trovarsi anche la Tour du Trésor del XII secolo. Andiamo a vedere quali sono i segni che rimangono della presenza templare in questa zona in cui si erano insediati i templari. Vediamo sul pavimento a memoria, a ricordo della loro presenza, una croce templare all'interno dello scudo. Qui invece vediamo questa bellissima strombatura con uno scudetto e una piccola croce templare.
piccola corte e qui ci troviamo proprio nella Cour des Templiers. Qui sono stati fatti anche degli scavi a partire dalla fine dell'Ottocento. Sono state rinvenute anche importanti vestigia templari, come la tomba del comandante Pierre de Liège, la cui lastra tombale si trova nella cattedrale di Saint-Louis, qui a La Rochelle. Doveva trovare la cappella dei Templari, quella che vediamo sul pavimento doveva essere l'asse della navata, infatti è rimasto praticamente un'unica vestigia, questa striscia longitudinale. Alla fine della quale doveva trovare l'abside della cappella, che adesso andiamo a vedere se la troviamo. Ecco, qui si trovava, lo vediamo bene, la forma dell'abside della cappella dei Templari. Resta veramente poco. E qui dovevano esserci anche le navatelle laterali. È molto suggestivo ritrovarsi in questi posti.
trovato tracce di triplici cinte conclamate, sebbene qualche indizio c'è in questa città dei Templari. Però guardate qui, anche se è un manufatto più moderno, è chiaramente apprezzabile un triplice quadrato concentrico sovrastato addirittura da una croce che funge da segmenti mediani. Sopra troviamo queste finestrelle, queste aperture fatte a croce patente. Sì. Ricordiamo che La Rochelle è anche una città da cui partivano i pellegrinaggi per i principali luoghi di culto, soprattutto per Santiago di Compostela, in quanto trovandosi sulla costa atlantica, arrivare alla cittadina galiziana di Santiago era agevole.
Thank you.